Buonasera, buonasera a tutti voi collegati per questa 85esima diretta dedicata al rapporto tra uomo e macchina. Come sempre ci colleghiamo qualche minuto prima delle 21:30 e quindi presentiamoci da dove siamo collegati e se si vede bene, se si sente bene. Io vi controllo sia qui sul portatile che anche sul mio cellulare e quindi riesco a vedere chi mi scrive. Quindi se si vede bene, si sente bene, da dove siete collegati, se siete in zona rossa o in zona gialla o in zona bianca e come state. Soprattutto mi fa piacere condividere come state. Io sto molto bene, sono a Padova, la vita sta andando avanti e quindi stiamo lavorando bene anche in questo periodo e quindi siamo concentrati su quelle che sono le nostre attività. Presentatevi e da dove state vedendo la diretta e come si vede, come si sente. Allora, beh, innanzitutto ecco qua Maria da Catania, ciao Maria, Emanuel e Maddalena da Bassano, ciao Martina da Padova, ciao Giulia da Padova, Anna Maria, buonasera da Anna Maria da Barletta Ante a Trani. Ok. Come si vede e come si sente, carissima Anna Maria? Allora, qui mi dicono bene, Ofelia da Padova, Sofia da Ferrara, Pietro da Ferrara, Orchidea fedele sempre da Catania. Eccoci qua, Nicola da Bologna. Allora, come state innanzitutto? E che cosa state vivendo in questo periodo, come vi sentite, se state continuando le vostre attività, il vostro lavoro, se siete sereni. Io mi sento serena, il nostro team è sereno, stiamo lavorando bene, stiamo aiutando le persone anche a mantenere la serenità e la calma in questo periodo di emergenza. E infatti questa è un'emergenza, è un po' di trambusto anche dal punto di vista proprio lavorativo e anche dal punto di vista proprio delle paure sociali che abbiamo. Allora, Unica, buonasera, tutto bene da Reggio Calabria. Annette da Milano, buonasera, ben ritrovati a tutti voi. Allora, come state? Ci tengo a sapere come state voi, se siete sereni, se state continuando a lavorare, se fate una vita, diciamo, normale, tra virgolette, con delle limitazioni, minime limitazioni che ci sono giustamente state imposte. Per sicurezza e per la tranquillità delle persone che noi seguiamo, come pazienti o come colleghi o come familiari. Quindi attenerci a quelle che sono le regole che ci hanno, suggerito. Okay? Bene, innanzitutto volevo dirvi che rispetto a questo periodo un po' intenso avevo qualche osservazione così da fare prima di passare all'argomento della diretta. Prendiamo le informazioni corrette sulla rete, mi raccomando. Vagliamo molto bene le informazioni che andiamo a prendere perché in questo momento, in questo periodo, è molto facile farsi così abbindolare da fake news, da informazioni sbagliate. E noi dobbiamo mantenere la corretta informazione, soprattutto se non riusciamo a capire le informazioni che leggiamo, cerchiamo di chiedere a chi sa interpretare queste informazioni che trova sulla rete. È molto importante quindi cercare le giuste informazioni e avere la mente corretta per poterle analizzare. Poi continuiamo a fare la nostra vita, continuiamo a prendere i nostri appuntamenti, a lavorare con le persone, a stare in famiglia e troviamo anzi un modo diverso per fare alcuni tipi di lavori che si possono fare anche con smart working, con l'online, come io raggiungo molti pazienti anche con la via telematica, come anche usiamo meglio il nostro lavoro in famiglia perché abbiamo più tempo da stare con i nostri cari. Quindi usiamo questo momento per inventare un modo diverso di lavorare e di stare in famiglia. Può essere un'occasione anche questa per fare tante cose che non abbiamo avuto il tempo di fare in passato. Ok, allora, Ivana da Vasto, tutto bene? Bene. Allora, sono le 21:33, direi di partire con l'argomento della diretta, cosa dite? Perché una cosa importante che voglio anche suggerirvi in questo periodo, oltre che di vedere come organizzare meglio il vostro tempo al lavoro o in famiglia, visto che avete un tempo diverso rispetto a quello di qualche giorno fa o di qualche settimana fa, è anche una riduzione, per esempio in Lombardia e in Veneto, di alcune attività.
Oltre a questo, quello che è importante è non parlare troppo dei problemi, non parlare troppo di questo argomento, perché altrimenti ci distoglie da quello che dobbiamo fare. Quindi io ho fatto questa premessa e detto ciò, dopo pochi minuti andiamo subito diretti all'argomento della diretta. Bene, l'argomento della diretta è il rapporto tra uomo e macchina. E vi ho messo proprio nel titolo della diretta quello che vorrei dirvi, cioè uomo e macchina, come stare in relazione per una mente sempre al passo con i tempi. Quindi come possiamo integrare uomo e macchina nel modo corretto, stando al passo coi tempi, quindi rimanendo sempre tecnologici e aggiornati e usando al meglio la tecnologia per aumentare le nostre abilità. E vi ho messo proprio all'interno del titolo della diretta una frase di Albert Einstein che penso che sia molto corretta, molto interessante per questo argomento: in caso di conflitto tra l'umanità e la tecnologia, vincerà l'umanità. Quindi non preoccupiamoci del problema chi vince tra tecnologia e umanità, sarà sempre l'umanità a vincere rispetto alla tecnologia. Quindi non poniamoci il problema di pensare che saremo sconfitti dalla tecnologia, che saremo prevaricati dalla tecnologia. La tecnologia deve essere al nostro servizio. Dobbiamo noi usare la tecnologia per ampliare le nostre abilità, per aumentare la nostra vista, per aumentare il nostro movimento, per aumentare la nostra capacità cognitiva di comunicazione con altri. Quindi usiamo la tecnologia pro domo nostra. Cosa ne pensate di questo? Questo è proprio l'argomento della diretta e vedremo anche come usare al meglio la tecnologia e come evitare che la tecnologia ci sovrasti, e questo è un po' il concetto. Ciao Betty, carissima da Brescia, ciao, sei arrivata anche tu, molto bene, ciao Delia da Padova, anche tu, ciao Marianna dalla Svizzera, dal Canton Ticino. Bene, allora, che cosa dirvi? Innanzitutto la tecnologia, sicuramente la macchina, la tecnologia, tutto ciò che è tecnologico, sta proprio creando una trasformazione culturale non soltanto culturale in senso lato, ma anche culturale proprio della conoscenza scientifica, quindi anche proprio della cultura scientifica, della cultura di ogni giorno e anche proprio una modificazione fisiologica. Pensate a come noi siamo abituati ad usare alcuni device tecnologici e come questo ci alteri la fisiologia, la postura, per esempio, nell'usare un cellulare o nell'usare un computer. Quanto spesso abbiamo sentito dire: io sono tutto il giorno davanti a un PC al lavoro e quindi ho spesso una dorsalgia, una cervicalgia, una contrattura muscolare. Quindi veramente la tecnologia potrebbe alterare anche la nostra fisiologia. Ma anche la percezione visiva di fronte ad uno schermo del computer potrebbe veramente modificarsi, affaticarsi per esempio la nostra vista, ma anche diciamo la postura prolungata in auto potrebbe avere delle modificazioni proprio fisiologiche. Ma vedremo che le modificazioni non sono soltanto fisiologiche, sono anche proprio a livello cerebrale, a livello cognitivo, su tutte le nostre funzioni cognitive. E vedremo quali sono i vantaggi quindi della tecnologia, ma anche i pericoli della tecnologia. E quindi oggi così affronterò con voi come usare al meglio la tecnologia e come evitare che la tecnologia ci diciamo dia dei disturbi, dei problemi, delle difficoltà, ok? Quindi questo sarebbe un po' diciamo l'argomento della diretta. Spesso pensiamo che la macchina, che la tecnologia ci possa sovrastare, che minacci il nostro equilibrio biologico ed emotivo, e questo sarebbe veramente molto pericoloso. Direi che intanto il concetto di intelligenza artificiale non lo voglio usare, perché l'intelligenza artificiale è qualcosa che sembra distaccato da noi e che noi non possiamo governare. Io userei piuttosto il concetto di umanità che riesce appunto a potenziarsi, di umanità potenziata, umanità aumentata, cioè l'uomo riesce ad aumentare le sue capacità grazie alla tecnologia. Quindi io chiamerei non intelligenza artificiale, ma umanità aumentata o realtà aumentata attraverso l'umanità, attraverso l'uomo. Quindi veramente penso che l'uomo rimanga sempre al centro e che possa, al centro del mondo intero, mettere in connessione il mondo reale, col quale deve interagire, con il mondo digitale. O perlomeno il mondo digitale permette all'uomo di migliorare la sua interazione col mondo reale. E quindi permette proprio di usare al meglio le sue competenze per usare al meglio il mondo reale in cui vive. Questo è un po', diciamo, l'argomento, il vantaggio della tecnologia.
Quello che è importante è ridurre lo stress da tecnologia, quello che è importante è aumentare la sicurezza nell'uso della tecnologia e quello che è importante è anche preservare l'ambiente in cui la tecnologia ovviamente andiamo ad usare. Ok, questo è un po' l'introduzione della diretta. Pensate che sia un argomento per voi interessante? Vediamo come fare per usare questa umanità aumentata, questo cervello maggiormente intelligente che può usare appunto la tecnologia, perché non possiamo fare a meno della tecnologia. Ok? Bene, Valeria da Brindisi, ciao, ciao Liliana, ciao Filippo, sempre fedele anche tu, Filippo. Ci sono i miei fan fedeli che ho già segnato in una lista non nera ma super virtuosa, diciamo, e quindi voi siete sicuramente tra questi. Allora, il concetto di umanità aumentata. Ciao Claudia, ciao carissima, ciao. Il concetto di umanità aumentata, ecco, più che intelligenza artificiale, appunto dico, parliamo di umanità aumentata, di capacità dell'uomo di aumentare le nostre capacità percettive, cognitive e motorie grazie alla tecnologia. Pensiamo per esempio come facciamo ad aumentare le nostre capacità percettive. Beh, guardate, anche soltanto un paio d'occhiali, questa è tecnologia, perché è frutto di studi, di lavoro, di diciamo ricerche tecnologiche. Ma poi se pensiamo anche soltanto agli aspetti di aumentare le nostre abilità cognitive attraverso le agende elettroniche, attraverso i tablet, attraverso il cellulare, aumentiamo le nostre possibilità cognitive anche di comunicazione, di portando la nostra voce lontanissimo dall'altra parte del mondo. Pensiamo anche all'online, alla comunicazione online, pensiamo alle dirette che facciamo la sera del mercoledì. Noi possiamo veramente sviluppare le nostre abilità cognitive e portare il nostro linguaggio, la nostra parola lontanissimo. Quindi abbiamo veramente dei grandi vantaggi della tecnologia. Poi possiamo aumentare le nostre abilità motorie, per esempio possiamo attraverso le automobili raggiungere posti anche molto lontani, quindi veramente possiamo attraverso l'aereo, attraverso le navi, attraverso tutti i mezzi di trasporto, possiamo raggiungere velocemente posti molto lontani. Quindi pensiamo a come in realtà non è tanto un'intelligenza artificiale quanto l'uomo può aumentare appunto la propria umanità. Io parlerei appunto di umanità aumentata. Questo è il concetto che ci tengo a dirvi questa sera. Quindi vedo il concetto di realtà aumentata in modo umano o di umanità aumentata molto positivo, viceversa il concetto di intelligenza artificiale molto parziale e lo vedo più in una, diciamo, connotazione negativa. Macchina, quindi tecnologia e uomo devono sempre essere integrati, devono compenetrarsi, non andare mai in competizione. E vedremo come il nostro cervello può modificarsi grazie a, o sfavorevolmente possa modificarsi, quindi grazie o purtroppo a causa della tecnologia. E vedremo quali sono gli aspetti più importanti, sia dal punto di vista cognitivo che dal punto di vista anche sensoriale. Abbiamo visto quindi come è importante integrare, ok? E dobbiamo sempre vedere come la tecnologia possa aumentare il nostro potenziale, possa sviluppare il nostro potenziale. Quello che è importante è sapere che la tecnologia aumenta le nostre capacità e ci riduce i tempi per le cose noiose. Ok? Quindi se noi abbiamo una macchina che ci riduce i tempi per fare analisi statistiche, che ci riduce i tempi per raggiungere un altro posto, che ci riduce i tempi per raggiungere con la voce, quindi non fisicamente con la voce, un altro posto, riducendo i tempi per fare delle attività, quindi per essere ad esempio con un calcolo, per esempio digitale, più veloci, noi ricaviamo del tempo che possiamo usare perché la nostra testa possa essere impegnata in qualcosa che solo il cervello umano può fare. Per esempio, ci sono aspetti che il mondo artificiale, il mondo digitale non può risolvere, quindi l'uomo è l'unico che può risolvere problemi che l'intelligenza cosiddetta artificiale non può risolvere. Quindi lasciamo il tempo all'uomo di risolvere problemi più complessi. Oppure lasciamo il tempo all'uomo di divertirsi con quello che piace, quindi possiamo usare maggior tempo per le attività che ci piacciono e che quindi vengono finalmente effettuate perché ci sgraviamo di un tempo in attività noiose e ripetitive che può tranquillamente fare una macchina. Okay? Poi c'è un altro aspetto, che ci sono anche delle eccezioni, delle situazioni, proprio di problemi che le macchine creano che solo l'uomo può risolvere. Quindi la macchina non sempre risolve tutti i problemi. E soprattutto, come dice
il grande, vi vado a prendere la frase che avevo letto prima, il grande Albert Einstein: un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna di esse potrà porne uno. Quindi, siccome noi quando risolviamo un